quali i motivi di questa protesta oggi a Pescara? I motivi della protesta sono legati a dei settori, che si tratta sostanzialmente di pulizie, di mense, di farmacie, di pubblici esercizi, e sono accomunati da un problema che è quello di non avere un contratto collettivo nazionale rinnovato, salari fermi a 4-5 anni fa, condizioni che non sono esigibili perché la mancanza di un contratto significa anche la mancanza di una tutela collettiva dei lavoratori, quindi anche lo svuotamento del ruolo di rappresentanza all'interno delle imprese e quindi un potere contrattuale che viene meno per quanto riguarda i lavoratori che già di per sé sono in condizioni difficili. Io credo che questo sia un momento di svolta importante. Se le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro non vogliono farsi depauperare del ruolo importante che hanno, dovrebbero ragionare di più e cercare di trovare una sintesi nel rinnovo dei contratti. Al contrario, immagino che le rappresentanze sindacali, così come vogliono alcuni importanti amministratori, arriveranno ad avere ruoli relegati, come magari nelle trade union, che non adempiranno più ai compiti essenziali che fino ad oggi hanno adempiuto. Che in questo paese ormai si parla sempre tanto di lavoro, però il lavoro viene sempre più penalizzato. In questo paese i lavoratori sembrano solo un costo e non un patrimonio di questa nazione. Cercano di approfittare per ridurre sempre di più i diritti dei lavoratori, non solo a non voler dare nuovo salario ai lavoratori, ma addirittura quei pochi diritti che ancora sono all'interno dei contratti li vogliono portare indietro. Questa è la realtà.